nell'idea mia di calcio, io dopo nemmeno una settimana, sono arrivato martedì, ho finito sabato, dopo 4 giorni di lavoro pretendere di più penso che sia sbagliato. Io ho trovato i miei giocatori e la mia società che ha grande disponibilità, mi ha dato grande disponibilità, io questa ce la metto fino alla fine. Non mi piace, non mi piace, noi dobbiamo vedere 8 partite, non mi piace se oggi avessimo vinto, qui non c'era da fare dei trionfi, non c'era da fare niente, qui c'è solo da camminare domenica dopo domenica, ora questa è finita, l'analizzeremo, da martedì ricominciamo il lavoro che ci porta alla prossima. Parlava di aspetti positivi e aspetti negativi, entrando nel dettaglio, cosa le è piaciuto, cosa invece non le è piaciuto di questa nata. Non l'ho detto, mi è piaciuta la disponibilità dei miei giocatori a provare. Il primo tempo non giocavamo a calcio ma calciavamo la palla, ma perché è dettata dalla situazione questa cosa qui. Nel secondo tempo, fra il primo e il secondo tempo, ho provato a dire ai miei giocatori proviamo a giocarla ragazzi, non dobbiamo avere tutto questo timore. L'abbiamo fatto un po' di più, i risultati si sono visti. Penso che col passare del tempo anche chi è entrato ha dato il suo grande apporto a questa squadra. Io mi rendo conto che non ho tanto tempo, ma mi devo anch'io abituare i miei giocatori a che cosa mi possono dare. Rebuscini veniva da un infortunio, non aveva tutto il tempo, gli altri giocatori lo stesso. Uso una parola che forse non mi si addice, ma piano piano, non so se quanto piano piano perché ce n'ho 8, però in questo piano piano dobbiamo mettere a posto le cose. L'ultima, come valuta la prestazione di D'Agostino? L'abbiamo visto mezzo a campo con Scampini e di Westwood al fianco di Ferretti, quindi non voglio fare dei paragoni, però sicuramente delle novità tante per i Giunzi. Allora, D'Agostino in mezzo a campo è un'idea mia, è un'idea di costruzione di una squadra dove ha qualità di impostazione. D'Agostino mi rendo conto che può darsi anche che non possa fare questo in questo momento, ma è quello dei centrocampisti che ha più qualità. Che poi faccia una fase meglio dell'altra, questo è risaputo, perché se no non si faceva giocare D'Agostino nel tempo dietro le punte. Noi dobbiamo decidere, o vogliamo costruire noi con un po' di qualità, o se no dobbiamo andare sempre a rompere quello che fanno gli altri. Io provo a partire e non rompere. Se durante la partita poi devo andare a rompere, vado a rompere. Però per mia idea i giocatori di qualità vanno messi in mezzo a campo, sapendo che sono ragazzi, sapendo che hanno un'attitudine più a impostare che a non impostare, sapendo che possono perdere dei palloni in mezzo al campo perché la sua idea è quella di giocare dietro la punta. Giocare dietro la punta significa poter perdere una palla perché c'è un centrocampo che ti assorbe l'errore. Lì non lo fa. Se però noi incominciamo, e questo è un consiglio a tutti quanti, io ho provato col mio presidente, ma il mio presidente mi ha detto non si può mister, proviamo a cambiare i giocatori, mi ha detto teniamo questi, sono i migliori del mondo per me questi giocatori qui, li devo usare per quello che sanno fare, punto. Ecco, Mesguri invece come valuta la sua prova, oggi è inciso poco a mio avviso. Mezzogur è un giocatore che davanti deve fare una determinata cosa. L'aspetto più rilevante non è la prestazione di Mezzogur. L'aspetto più rilevante è che le due punte giocavano distanti. Di solito o i giocatori ce l'hanno un acume tattico dove si vanno a sistemare, ma se hanno acume tattico tante volte non li trovi in queste categorie. Allora abbiamo provato, gli abbiamo detto, dopodiché ho levato sia Ferretti che Mezzogur, non perché hanno fatto una prestazione sottotono, come dite voi, perché il modo di andare ad attaccare questa linea qui era diversa. Prima ho provato con la fisicità, dopo ho provato con una punta e una punta sotto per vedere se potevamo andare. Ci siamo riusciti, ci è capitata anche una palla importante,
L'importante è che ci capitano. Io ve lo ripeto, io sono arrivato a 8 domeniche dalla fine. Io ho una sola domanda. Non è facile interpretare una gara quando poi di fronte si ha un avversario che ha cambiato, insomma, allenatore. Magari il credo dell'allenatore per quanto riguarda il modulo di gioco lo si conosce. Ma oggi mister Provenza in questa squadra ha cambiato modulo per quanto riguarda l'attacco, mettendo Comini e, di vicino dietro alla punta. Si aspettava una situazione tattica del genere? Aveva preparato così la partita? Io delle altre squadre non mi preoccupo mai, mi preoccupo della mia. Che cosa fanno gli altri lo so, poi dopo io faccio la mia partita, non faccio la partita sugli altri. Loro hanno queste caratteristiche, sfruttano queste caratteristiche, stanno ai miei giocatori saperle leggere e poterci, perché sennò se tutte le volte noi ci dobbiamo adattare agli altri, non ci chiamiamo più Poggi Bonsi, ma ci chiamiamo la squadra avversaria che viene di turno. Se io posso e se mi date tempo, voglio che questa squadra qui abbia la sua entità al di là di chi andiamo a incontrare. Ciò non vuol dire che sottovaluto gli avversari, anzi io gli avversari li studio tutte le settimane per far capire, poi dopo noi facciamo la nostra partita. Grazie.